Prova, eccoci qui in diretta domani 6 novembre 2014 con il suono in sottofondo della pioggia che sentite qui a Roma. È chiusa, sono chiuse le scuole a Roma e provincia. Bollettino di allerta rosso a Roma e provincia, quindi scuole chiuse, diramata la notizia sul sito istituzionale del Comune di Roma, comune.roma.it, che si dice appunto che, data la pericolosità della zona quando piove così tanto, si preferisce chiudere bottega e trincerarsi dentro casa. Si invita anche a spostarsi il meno possibile, a non dormire sotto nei seminterrati, negli scantinati e in zone che si possono allagare. Ricordo, attenzione ai, non si scherza con queste cose, io dico un po' con ironia perché appunto sembrano un po' delle situazioni anomale, un po' a volte anche paradossali da vivere. Insomma, nel 2014 uno Stato civilizzato, industrializzato e avanzato come l'Italia, in piena Europa, avere paura di pioggia, insomma, è un po' strana come situazione. Ma questo avviene perché non si cura abbastanza quello che è l'aspetto idrogeologico, non si cura a livello politico quello che è l'aspetto idrogeologico dello Stato Italia, non solo di Roma. A Roma, per esempio, c'è la situazione grave dei tombini che si allagano facilmente, non funzionano, quindi le strade si inondano di acqua. E poi, ovviamente, quando si prevede grossi quantitativi di acqua, visto anche quello che è successo a Genova, quello che è successo negli anni passati, nei mesi passati a Roma e così via, come si dice, si cerca di arginare il problema, e qui ci sta proprio tutta la parola arginare, il problema a valle, cioè praticamente non uscendo di casa, riducendo il rischio, i pericoli di allagamenti, di danni a persone soprattutto. E quindi chiudendo le scuole, che vuol dire tenere a casa almeno il 30-40% della popolazione nella zona di Roma e provincia, quindi per esempio anche Guidonia, Frascati, Pomezia, così via, Palestrina, Cave e tutte queste città anche a nord di Roma, della provincia di Roma. Dunque, andiamo a vedere perché le scuole rimangono chiuse, perché hanno preso questa decisione. Andiamo a vedere subito quello che è la situazione, allargando la situazione, per esempio, eccola, del dettaglio relativo al rischio che ci sarà domani in Italia, in riferimento al meteo. Allora, andando a vedere, vediamo che il Lazio addirittura viene data come la zona, il Lazio e Roma, con la zona con elevata criticità per rischio idrogeologico localizzato, elevata criticità, insieme anche a parte della Liguria e della Toscana, della Sicilia, della Calabria ionica, e penso lì sia la zona di Crotone, se non è, sì, Crotone, Capo Rizzuto, e anche nella zona del Veneto e del Friuli, anche l'Umbria, come potete vedere. Questo perché andando a vedere la situazione della quantità di pioggia che cadrà, potete vedere facilmente, capire che, eccolo qui, che il rischio è molto alto. Allarghiamo il dettaglio e vediamo la quantità di acqua che dovrà cadere in Italia domani 6 novembre. Questa è la previsione. Vediamo che appunto il Lazio soprattutto e parte del Friuli avrà il massimo grado di acqua che dovrà cadere, quindi molto elevati, quindi rischio alto soprattutto per Roma. Roma è la zona a sud di Roma, quindi Pomezia, Tor Vaianica, fino ad arrivare al Basso Lazio e quindi quasi ad arrivare ad Anzio e Formia e così via. E poi anche nel Friuli, vedete a nord, nel Friuli, parte del Veneto, e anche seria la situazione in Toscana, Sicilia, Calabria. Andiamo quindi a vedere invece l'ultimo riquadro, la situazione per dopodomani, che dovrebbe comunque alleggerirsi, dovrebbe alleggerirsi di parecchio. Andiamo a vedere se è questo. Sì, è questo qui. L'ultimo dettaglio è questo che vedete. Lo allarghiamo così lo possiamo vedere meglio. Eccolo qui. Vedete che appunto poi nel Lazio migliora la situazione dal 7 novembre, mentre peggiora nella zona dello Ionico, Sicilia meridionale, Calabria, Puglia e la punta dello Stivale.
Bene, torniamo in studio e chiudiamo appunto nel ricordare che a Roma e provincia domani non si va a scuola. I ragazzi stanno a casa, ma anche insegnanti, bidelli e tutto il personale relativo alle scuole. Quindi domani 6 novembre, scuole chiuse a Roma, Guidonia e così via, Frascati, Pomezia e le altre grandi città della provincia. Questo è tutto, arrivederci e risentirci. Grazie.